Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornati per questo proseguimento di secondo video degli accessori fondamentali da tenere nel vostro 4x4. Allora, primo dei tre, anche oggi, io metterei il cricca bottiglia. Per chi non ha la possibilità di inserire la binda nel vostro 4x4, il cricca bottiglia, ragazzi, è fondamentale in fuoristrada. Se bucate o dovete fare un cambio gomme o qualsiasi cosa, il cricca bottiglia costa veramente poco ed è utilissimo, quindi portatevelo sempre dietro. Occupa veramente poco spazio perché è 30 cm di altezza, pesa sui 4-5 kg, quindi lo potete stivare dove volete. Secondo accessorio, per esperienza personale, qui vi parlo delle fascette di plastica o metalliche. Sono utilissime perché si può sganciare, purtroppo, facendo fuoristrada qualsiasi cosa. A me è capitato in prima persona che si è sganciata la barra antirollio e ce l'avevo a penzoloni per terra. Grazie alle fascette sono riuscito a rimediare e andare dal primo meccanico per farla attaccare con i bulloni. Terzo accessorio che io vi consiglio di tenere sempre dietro, ma su qualsiasi veicolo, sono le catene, perché le catene, ragazzi, oltre ad essere usate soprattutto per noi fuoristradisti su neve e ghiaccio, possono essere usate sul fango. Lo sapevate? Fatemelo sapere qui sotto. Se non lo sapevate, scrivete grazie per il consiglio, perché ci è data una info in più. Comunque, a parte gli scherzi, le catene possono essere usate anche sul fango, sono molto utili in caso di fango eccessivo, che il tassello non riesce a fare scorrere il fango. Mettete le catene, in qualche modo riuscite a venirne fuori. E poi questi erano i tre accessori, io ve ne potrei consigliare quanti ne volete. Fatemi sapere voi se vi possono interessare questi vlog, così io posso ampliare questo pacchetto di accessori. Quindi tre di oggi e tre nel video scorso, e siamo a 6 accessori fondamentali. E fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre vi chiedo di lasciare un bel like per supportare il canale. Se non l'avete ancora fatto, che a voi non costa nulla, iscrivetevi. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, e buon 4x4, e ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao!